Correva l'anno 2004. Secondo me io avevo già conosciuto il nostro artista e già apprezzato, però il momento importante è stato quello. Allora ero presidente della Fondazione Cassa di Risparmio e abbiamo acquisito quest'opera, bellissima allora, ancora più bella adesso, e ci tengo a sottolineare che tutto questo è determinato da parte di molti di noi, e comunque da me una valutazione, una vicinanza a Samorì che poi, anche se ci si vedeva ogni 3-4 anni, se va bene, Vero. è seguitata però. E quindi il fatto che sia qui all'inizio, sotto un certo profilo della mostra, anche temporalmente, è una cosa che mi fa un grande piacere e lo considero un privilegio. Proprio questa acquisizione dovuta a te, beh, non c'erano interferenze di altro tipo, ricordo, in quel periodo, perché è stata una tua scelta Assolutamente. autonoma e personale. Di individuare un autore che effettivamente muoveva i primi passi nella città dove aveva studiato, io ho fatto l'Accademia a Bologna, per me ha segnato senz'altro un passaggio di stato, un'acquisizione di fiducia. Naturalmente io conoscevo la tua figura di fama, ricordo il momento in cui abbiamo guardato insieme questo dipinto, ovviamente puoi immaginare l'attesa e il desiderio di poter entrare a far parte di collezioni così prestigiose. Ma era soltanto un desiderio, poi è diventato un accadimento ed ha segnato senz'altro un momento, un'acquisizione di fiducia che è fondamentale in quella che è la fase in cui si prende forma nel linguaggio che si sta utilizzando, così come nel proprio percorso di vita personale. Questo è un lavoro che in effetti documenta già al suo interno tutta una quantità di indizi che poi ritroveremo lungo l'arco della mostra a copertura di quasi 20 anni di attività. Effettivamente un'immagine migliore per me era difficile individuarla, sebbene poi tu al tempo comprasti altri due lavori grandi. Quindi fu in realtà un'acquisizione importante, tre lavori fra i più complessi realizzati in quel periodo, che io peraltro rivedo dopo molto tempo, perché erano anni che non rivedevo il mio giardino anatomico, un lavoro nel quale, dico spesso, è nata la mia pittura. Questo è il momento in cui il disegno cede il passo alla pittura. La mia pittura nasce dal disegno e dall'incisione. Poi si farà più materica, entreranno le immagini barocche, la pittura si farà carne attraverso l'uso dell'olio, ma esattamente in questo lavoro, in lavori dello stesso periodo, la pittura si incarna nel segno, il segno lascia spazio al colore. Potrei aggiungere, ho scelto bene. Per me è interessante questa cosa proprio dell'esordio, il fatto che tutto sommato in una realtà come Bologna, la prima figura che mi ha notato di rilievo, indipendentemente dalla gallerista che mi stava già seguendo e da qualche figura in accademia, sei stato tu. Non è stato qualche curatore oppure qualche altro direttore legato all'arte contemporanea a doppio filo, tutt'altro. Questo non è accaduto, quindi. Va riconosciuto e c'è un momento nel quale essere scelti fa la differenza. Quello è un momento molto delicato, importantissimo, soprattutto da una persona che si stima e che porta con sé una certa densità. Io, anche ironicamente, ho sempre riconosciuto nella tua figura un po' l'immagine di un principe nell'idea quasi rinascimentale, di chi c'è dietro la possibilità di una committenza e di uno sviluppo. Qualche cosa di introvabile perché è stato sostituito nel tempo dalla dimensione privata della galleria, del collezionista che si è fatto sempre più grande. Ma la figura del mecenate, dell'illuminato, di chi vede o addirittura prevede, è qualcosa di raro che tutti desiderano. In qualche misura Bologna in quel tempo è accaduto, attraverso la tua intercessione.